Eccoci qua, benvenuti alla seconda parte del gameplay di Donkey Kong Country 3. Ho deciso questa volta di registrare sul TV LCD, così non si vedranno le bande nere. Si vede un po' sgranato, però non niente di che. Forse dovevo già farlo l'altra volta. Ho optato per il tubo catodico, ma non è stata una buona idea. L'altra volta vi avevo già parlato del livello con il Bob tra la neve, oggi inizieremo proprio da quello. Questo livello è in uno degli ultimi mondi di gioco, quindi sarà molto difficile. Infatti, ecco già il mio primo fail. Benissimo. Qua non ho schiacciato bene il pulsante, diciamola così. Lo riproviamo subito, tanto ci abbiamo tempo. Allora, via. Ecco Kitty. Ecco Kitty. Questa volta andrà meglio. O forse no. Comunque si può sempre riprovare. Stiamo andando piuttosto bene. Per fortuna non ci sono più intoppi, senza dire l'ultima però. Ecco il punto di salvataggio ed ecco Dixie. Adesso vediamo di fare qualcosa di meglio, va? No. Oh, che culo. Tre crawl in una volta. Sono stati messi lì apposta. Ciao. Ok, buono. Indovinate un po', abbiamo quasi finito il livello. E vai! Finito. Questo era uno dei livelli che mi piaceva di più. Adesso proviamo a fare un bel livello platform. Non vi garantisco niente perché questo qua è davvero difficile. Ambientato nelle cascate. Ok, buono. Questo è obbligatorio, in questo livello è obbligatorio usare Dixie perché con l'abilità di planare almeno sei sicuro di non morire in un qualche buco strano. No! Ecco. Quanto odio queste cose. Questa ancora di più. Andare sempre con calma in questi giochi. Altrimenti si rischia di morire molto spesso. Si prova ancora una volta con questo e poi cambiamo. Dato che devo. Ok, basta. Cambiamo livello. Devo far vedere i più livelli possibili, quindi cambiamo se non vogliamo morire. Ritorniamo alla mappa di gioco. Ah no, aspetta. Voglio farvi vedere un altro bel livello. Questa volta non impersoneremo Kid né Dixie, ma un amico loro. Questo livello è una figata, ma è anche molto difficile come tutti gli altri, ovviamente. Allora, con questo bel ragnetto possiamo sparare al ragnatelo, uccidere gli nemici e anche farci delle piattaforme su cui salire. Ecco, qua ci sono già i cannoni che rompono le palle. Comunque, basta aspettare che ci colpiscano e poi togliersi subito. Così. Ci verranno subito a rompere i coglioni, però si può riprovare. E via. Non è difficile evitare. Si possono costruire più di una ragnatela, però dopo un po' svaniscono. Ecco, qua è obbligatorio se non vogliamo morire nell'acido, come sto facendo io, naturalmente. Giustamente l'ho rifatto. Sbagliando si impara, si dice. Però adesso vorrei farvi vedere altri livelli. Chissà se oltre a quello del Bob riusciremo a finire un altro livello. Butch, vediamo un po'. Andiamo con la nostra bella slitta marina da qualche altra parte. Ma io direi di ricominciare non da questo mondo qua che era quello che avevamo fatto l'ultima volta, ma da questo. Mmm.
Questo è molto carino. Ci rimangono solo più 3 minuti, il tempo passa veloce. Qua dovremmo uccidere il topo e poi entrare. Sarà sempre più difficile, ma niente di preoccupante, soprattutto in questi livelli. Vedete, non è una cosa così difficile, mai dire l'ultima, però. Le api rosse, a differenza di quelle verdi, sono indistruttibili. E questi qua sono proprio dei rompicoglioni. Sono indistruttibili e non si ammazzano nemmeno con un lanciafiamme, anche se ci fosse. Si rotola. Allora, vediamo un po'. Prima uccidiamo sto piccio. Ok. Ah no, qua dovevamo salire. Riproviamo subito. Mamma mia. Kid è troppo pesante. Lo odio solo per quello. Via. Incontro alla morte. Vabbè. Quanti fail avrò già fatto? Almeno 4. Comunque. Stiamo ancora aspettando l'epic fail. Per eccellenza. Ah, questo è molto stronzo come livello. Se non mi ricordo male, qua ci sono le termiti che ti seguono. Ecco, con l'elefante. Mi sembra, Poi adesso non mi ricordo bene. L'elefante potrà assorbire l'acqua da qua sotto. Ecco, facendo così ci si abbassa e si può spruzzare. Molto utile contro i nemici. Meno utile contro i piranha che ci stanno sott'acqua. Ok. Vedete, bisogna progredire sempre così, perché non cambia molto. Una bella green buzz ci aspetta qui. Non mi sembra particolarmente difficile. No! Come non detto. Ah, mamma mia. Pazienza, con questi giochi bisogna avere tanta pazienza. Ma vabbè. Oh, questo anche mi piace, figo. Diciamo che quasi tutti i livelli di Donkey Kong Country mi piacciono, tranne quello di prima. Questi sono ragni saltellanti. I topi di fogna, come li chiamo io. Ah, qua se vogliamo prendere la moneta d'argento. Niente, come non detto. No! No! Mamma mia, quanto sono impedito. Mi sa che ci toccherà salutarci prima, perché fra pochi secondi finirà la diretta di questa bella gameplay. Io vi saluto. Vi salutano anche gli scimmiotti. Ecco qua. Sono andati al circo per l'avvenienza. Questo è il mio SNES, se si vede, sì. Con Donkey Kong Country 3. Ciao!